Web No Far West, la tutela dei minori in rete, si intitola così un dibattito, un incontro che è in programma per il 21 di marzo alle 16:30 nella Sala Rosa del Comune di Arezzo, aperto ovviamente alla cittadinanza. Ecco, toccate un tema, siamo al telefono con la senatrice Donella Mattesini, di strettissima purtroppo attualità, si parla di cyberbullismo, ci sarà la presentazione anche di questo disegno di legge e la presenza anche del Garante Nazionale della Privacy. Sì, domani pomeriggio a partire dalle 16:30 alla Sala Rosa ci sarà questo appuntamento al quale io spero che ci siano tante persone, vale a dire genitori, quindi educatori, insegnanti, ma anche tanti ragazzi, perché questo è un tema assolutamente di grande rilievo, perché i giovani oggi, non solo i giovani, vivono molte relazioni attraverso internet, Facebook e tutti gli altri social network e naturalmente è un elemento, cioè, aiuta questo a creare relazioni, ad andare oltre quello che magari ti permette la vita, quella quotidiana, però è anche un'attività che nasconde veramente grandi problemi. Il cyberbullismo è uno quindi il bullismo in rete, basta pensare nell'ultimo 4-5 mesi, 6, sono stati più di 9 i giovani adolescenti che sono uccisi Sì, proprio sì. per la violenza, per quello appunto che si nasconde dietro a relazioni nelle quali non si mette la faccia perché si nasconde dietro al nome, anche magari anche fittizio, e ci sono delle vere e proprie aggressioni. Quindi il tema di un accesso, di come si tiene insieme la libertà dell'accesso alla rete, ma anche la tutela e la garanzia, diciamo così, ai ragazzi che sono davvero soprattutto in una fase dell'adolescenza. È una fase molto delicata dove davvero basta una parola di troppo per creare una frattura dentro un equilibrio che talvolta è fragile, diventa l'obbligo in qualche modo per tutti noi, per il legislatore in primo luogo, ma anche per tutti gli adulti, l'obbligo di ragionarci, di impegnarsi per trovare soluzioni. È per questo appunto che domani abbiamo messo insieme questa giornata che parte dalla presentazione di questa proposta di legge, di cui sono firmataria anch'io, ma sarà presente la prima firmataria, l'onorevole Ferrara, con appunto vari soggetti, Garante per l'infanzia, Garante Nazionale per la Privacy, piuttosto che esperienze concrete dell'Università di Arezzo, piuttosto che dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, che potranno aiutarci a fare il punto su una situazione e su un tema particolarmente complicato, che però, come dire, deve essere proprio per questo affrontato, complicato perché lede veramente la vita dei nostri ragazzi e ragazze.